Oh ragazzi, allora, buona giornata a tutti. Velocemente aprendo una piccola parentesi sul coronavirus. Secondo me, giustamente, ci chiediamo tutti, ma se non è così grave, perché cioè, ci sono tutte queste restrizioni? Semplicemente anche perché qualche dottore ha parlato di questa cosa qui. Non ci sare Siccome è molto contagioso, non ci sarebbero molte possibilità di mettere molta gente in terapia intensiva, cioè non abbiamo tante terapie intensive in poche parole e abbiamo anche poco personale rispetto a questo virus, quindi è per questo che alla fine si cerca di limitare il più possibile. Bisognava limitare prima, perché se noi guardiamo in Italia, in giro per il mondo, per l'Europa, stanno molto attenti a noi italiani. Quello che noi dovevamo fare con i cinesi, chi rientrava comunque anche dalla Cina, noi invece siamo così, adesso sottovalutiamo prima e poi ci disperiamo dopo. È sempre così, è sempre così. Poi, vabbè, comunque, questo per quanto riguarda sta cosa qui. Abbiamo un governo che prima sfotteva l'opposizione, che diceva di aumentare i controlli in aeroporto, e adesso è disperato perché non sa dove sbattere la testa. Vabbè. Madonna, questo qua mi stava per uscire addosso. Vabbè, a parte il coronavirus, ragazzi, per quanto riguarda la partita di oggi, intanto le dichiarazioni di Sarri di ieri non mi sono piaciute sotto. Allora, sul discorso dei tifosi, sì, perché ha detto: i nostri tifosi hanno il diritto di essere qui stasera, sì, domani più che altro, per questa partita, perché appunto, insomma, è una cosa europea e non italiana e tutte queste cose qua. Vabbè, Sarri ha cercato di tirare acqua al proprio mulino, ma sappiamo benissimo che è vero che è europea, cioè non è solo in Italia che c'è questa cosa qui, però sappiamo benissimo che in Italia abbiamo fatto più tamponi, ed è vero, rispetto agli altri paesi, ma è altrettanto vero che comunque è stata gestita in maniera peggiore rispetto agli altri paesi, perché, e viene tuttora gestita in maniera peggiore, perché comunque in un qualsiasi altro paese che hai un'epidemia del genere, ok, non fai sbarcare continuamente barconi, non fai arrivare in aereo chiunque. Quello è il problema, ragazzi. In altri paesi sarebbero stati severi, ok. Il problema è che negli altri paesi, purtroppo, ragazzi, purtroppo, per fortuna loro, non c'è chi definisce, chi usa metodi severi razzista. Invece qui abbiamo dei buonisti che ogni cosa che si fa per la difesa dei propri confini, del proprio appunto paese, dei propri cittadini, si viene definiti razzisti. Vabbè. Comunque, Sarri ha fatto questa dichiarazione, poi ha parlato anche ci ha detto: io non sento pressione, sento più pressione in Serie A perché lì ho l'obbligo di vincere. Io spero siano dichiarazioni di facciata, perché ripeto, a Sarri do l'attenuante che è il primo anno, quindi magari cerca di levare un po' la pressione dai suoi, ok, però poi magari in campo vedrai una Juventus, e vedremo una Juventus più cazzuta, più cattiva rispetto all'Italia, vedremo, vedremo. Ovviamente, se in campo poi dimostra che alla fine anche i giocatori sanno che non è un obbligo le frecce, mi raccomando, non è un obbligo vincere, dimostra che è la società che inculca questa cultura, e quindi ormai mi rassegnerò, qualora fosse così, mi rassegnerò, perché fino a che avremo gli agnelli e poco da fare. È il miglior presidente, qualcuno mi ha scritto, per la gestione europea e per quanto riguarda la gestione tifo è il peggiore, secondo me, ma va bene. E poi, per quanto riguarda il resto, la gestione di altre situazioni, per carità, è un bravo imprenditore, questo nessuno lo discute, è sicuramente lungimirante, lo ripeto, ma per quanto riguarda il resto, per me, no, ok? Allora, e per quanto riguarda stasera, ragazzi, stasera è una partita sicuramente da non sottovalutare, è una partita però da vincere. Io ieri in live ho pronosticato un 1-3, so di essere stato anche abbastanza ottimista, ma spero che vada così. E penso che la Juventus in Europa faccia, cioè, scenda con più cattiveria, con più fame, con più voglia.
Spero. E la probabile informazione di oggi dovrebbe essere questa, purtroppo, cioè nel senso che, vabbè. Allora, Szczęsny in porta, in difesa ovviamente 4-3, in difesa Danilo, De Ligt, Bonucci, Alexandro. In centrocampo, Ramsey, hanno detto, addirittura ha riportato Sky, Pjanic e Matuidi, cosa che a me non piacerebbe per niente, ma va bene. Matuidi, continuiamo con questo Matuidi in Europa che va d'estate. Perché Vidal dà equilibrio al Barcellona, ed è vero, ma Vidal ha anche i piedi rispetto a Matuidi, vabbè, comunque. E in attacco, Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Questa dovrebbe essere la probabile formazione di stasera. Vedremo come scenderemo in campo ufficialmente poi. Vabbè. Dai, adesso vedremo come andrà. Oggi appunto tocca a noi. Comunque ragazzi, sempre comunque, fino alla fine, forza Juventus, mai paura di nessuno, mi raccomando. Rispetto per tutti, però, perché bisogna rispettare il leone. Se non si rispettano gli avversari, poi si rischia un brutte figure. Ok. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo stasera sicuramente con il post partita di Lione-Juventus. Sempre comunque, fino alla fine, forza Juventus. Ah, piccola parentesi. Se qualcuno di voi ha la carta IAP, mi sa dire se si può, cioè se con la carta IAP si può aprire un abbonamento tipo anche come Now TV o robe del genere, o se non funziona, perché la carta Hype ad esempio non funziona con Now TV, invece la carta IAP devo ancora provarla, vedremo. Detto questo, buona giornata a tutti, sempre comunque fino a fine, forza Juventus.